Salve amici, vorrei condividere con voi un lavoretto che ho fatto un po' di tempo fa ricavando da una vecchia borsa di macchine fotografiche digitali una borsa per trasportare due pistole semiautomatiche al poligono. È stato un lavoretto estremamente facile perché la borsa aveva gli scomparti di velcro all'interno e è veramente estremamente pratico perché con questa borsa io riesco a portare pistole, caricatori, qualche piccolo accessorio, tappi per le orecchie, eccetera, tutto in una borsa a tracolla in maniera estremamente semplice e la chiudo anche con un lucchetto. Vediamola subito. La borsa è questa della Targus, una marca che penso che si trovi ancora senza problemi. Cerniera con doppio cursore che mi consente di mettere un lucchettino. Apriamo. C'è lo spazio per la penna per segnare due punteggi, qualcosa di simile. Lo spazio per qualche accessorio. E dietro questo divisorio mi ci sta Glock 21, Glock 19 e 6 caricatori. Molto molto pratica questa borsetta e le pistole, come vedete, hanno un buono spazio che mi consente, se voglio, di montarci anche la torcia tattica. Qui c'è un altro piccolo vano per gli accessori. È molto pratica per il poligono e anche da tenere chiusa in cassaforte, nell'armadio blindato, dove volete, così in caso di fuga veloce, perché magari è successo qualcosa in casa, terremoti, incendi, eccetera, non è detto di voler lasciare le armi in casa, anzi sarebbe bene poter portare via il più possibile, però questa in un attimo afferri e porti via tutte e due le armi e tutti i caricatori, quindi ottimo. Tra le altre cose, c'è spazio anche per i documenti. Io tengo sempre insieme alle armi, quando le trasporto, una fotocopia della denuncia. C'è spazio anche dietro dove tengo i documenti della pistola. E questa borsettina è praticissima. Gli scomparti sono tenuti insieme con il velcro, quindi in qualsiasi momento si può cambiare la configurazione degli scomparti interni. Questa configurazione qui è una configurazione che mi consente di tenere la roba ordinata, ma potrei modificarla, potrei levare anche tutto, fare un vano unico e metterci un computer portatile piccolino, perché la valigia è piccolina. Comunque, sinceramente, se avete vecchie valigette fotografiche a casa o trovate delle offerte di valigette fotografiche con gli scomparti col velcro, eccetera, e cercate un metodo di trasportare con semplicità più armi, vi consiglio di farci un pensierino sopra. Va bene amici, una vecchia valigetta fotografica è un buon modo per trasportare al poligono o allo shooting club un paio di pistole semiautomatiche. E se avete delle vecchie valigette di macchine fotografiche che non usate più, come è successo a me, che lì dentro c'era una vecchia digitale da 1 megapixel 3 che non avrei mai più usato, vi consiglio di fare un pensierino su una trasformazione in una valigetta per le armi. Alle prossime amici!